Salve da Michele Expert, mi trovo a Crobalati, provincia di Cosenza, e questa è la Suzuki Samurai. Per smontare sia la parte del tergicristallo, anche dello spruzzatore dell'acqua, vedete qua, si deve ribaltare il vetro. Con questo sistema a cerniere che hanno fatto, ho dovuto anche togliere la cappotta, purtroppo. Per valutare il tergicristallo che è funzionante, solamente che c'era ingastata all'interno una bussoletta, perché ho cercato in qualche modo di aggiustare lo spruzzatore internamente e non è stata una buona idea. Però il lavoro da fare, vedete, si deve sganciare un po' tutto, poi ci sono le cerniere laterali, bisogna mettere delle viti su questi montanti. Quasi siete anche costretti un po' a togliere la cappotta perché va agganciata nella parte alta di là, e quindi siete costretti poi a toglierla completamente. Ho fatto anche una buona valutazione, adesso una buona pulizia, possiamo pulire un pochettino all'interno e ci siamo. Adesso il tergicristallo, vediamo, vi faccio vedere il ribaltamento. Chiaramente dobbiamo mettere ancora il connettore, poi faremo vedere dopo il funzionamento, ma sicuramente c'è il devio luce su una posizione oppure qualche relè all'interno, perché il tergicristallo ho testato che le velocità ci sono, quindi tutto ok. Adesso una pulizia interna e ci siamo.